Per tutti coloro che amano il kebab proprio come me, oggi vi mostrerò come solitamente lo preparo a casa, spiegato passo per passo, ottenendo una versione leggera ma estremamente gustosa. Per la preparazione delle piadine ci occorreranno 300 g di farina zero, 150 ml di acqua, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. In una ciotola setacciare tutta la farina, in questo modo andremo ad eliminare eventuali grumi o impurità. Aggiungere i 150 ml di acqua che possiamo inserire tutti in una volta e un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Iniziamo a mescolare prima con la forchetta per far assorbire tutti quanti i liquidi. Una volta che la farina si sarà compattata, continuo a lavorare con le mani. Io sto facendo una piadina neutra, senza l'aggiunta di sale. Se preferite, potete aggiungere 3 g di sale all'impasto. Lavorare per circa 5 minuti. Per comodità vi suggerisco di portare l'impasto su un piano da lavoro ben infarinato. Ottenuto un panetto simile a questo, avvolgete in pellicola e lasciamo riposare per 30 minuti circa. Nel frattempo ci dedichiamo al pollo. Ci occorreranno 600 g di petto di pollo, paprika dolce, timo, olio, sale e pepe. Tagliare il pollo a listarelle, lo mettiamo in una ciotola e aggiungere un filo di olio extravergine d'oliva, la paprika, una macinata di pepe, del timo secco e una macinata di sale. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti e lo teniamo da parte. Ora prepariamo la salsa allo yogurt. Gli ingredienti sono 150 g di yogurt greco 0% di grassi, un cetriolo, un limone, i ciuffi verdi di un finocchio, olio, sale e pepe. In una ciotola inserire lo yogurt greco, sminuzzare molto finemente i ciuffetti verdi del finocchio e li aggiungiamo. Recuperare una parte del cetriolo ed eliminiamo la buccia esterna e ricavare soltanto la parte bianca subito al di sotto della buccia, scartando i semi centrali che sono ricchi di acqua. Tagliamo prima a listarelle e poi otteniamo dei cubetti molto sottili. Aggiungere anche quest'ultimo in ciotola. Condire con un filo di olio, una macinata di pepe e un pizzico di sale. Spremere il succo di mezzo limone facendo attenzione a recuperare i semini. Con un cucchiaio mescolare bene tutti gli ingredienti e teniamo da parte. Per farcire le piadine ho preparato qualche fettina di cetriolo, dei pomodori, della cipolla rossa, peperoncino e insalata. Ora che tutti gli ingredienti sono pronti, ci dedichiamo alla cottura delle piadine. Dal panetto che avevamo da parte andiamo a ricavare 4 panetti più piccoli della stessa dimensione. Poi spolveriamo un po' di farina sul piano da lavoro e iniziamo a stendere il primo panetto con le mani, dando una prima forma circolare. Poi continuare con il mattarello stendendo l'impasto molto sottile. Lo spessore dovrà essere di un paio di millimetri. Mettiamo una piastra antiaderente sul fuoco, accendiamo la fiamma, va benissimo anche la padella se non avete la piastra, e scaldarla fino a quando non diventa rovente. Disporre la piadina al di sopra e cuocerla per circa un minuto da un lato. Appena iniziano a formarsi le bollicine sulla superficie, la girate e la cuocete dall'altra parte. Recuperate un contenitore o una teglia, spruzzate un pochino d'acqua sul fondo e ci versate la piadina calda all'interno. Spruzzare ancora acqua sulla piadina, coprire con un canovaccio. L'acqua aiuterà a mantenere le piadine ormai cotte, morbide ed elastiche. Infatti, come potete vedere, sono molto flessibili, potete piegarle facilmente pur non avendo aggiunto nessun tipo di grasso a parte il goccio d'olio. Ultimo ingrediente da cuocere è il pollo. Lo mettiamo in una padella e aggiungiamo un filo d'olio. Cuocere per 5 minuti fino a quando non sarà rosolato al punto giusto. Ora non ci resta che farcire la piadina aggiungendo una generosa dose di pollo, insalata, i cetrioli, i pomodori e se preferite anche la cipolla e il peperoncino. Condire con olio, sale e una generosa quantità di salsa allo yogurt che credetemi è davvero deliziosa. Arrotolate la piadina chiudendo l'estremità inferiore e poi avvolgerla nella carta stagnola. Ragazzi, questo è il risultato della mia piadina kebab fatta in casa, dove vi ho spiegato passo per passo come ottenere le piadine, come ottenere la salsa allo yogurt e come preparare il pollo. Spero che questa mia versione più leggera ma altrettanto deliziosa sia di vostro gradimento e con voi ci rivediamo settimana prossima con la prossima ricetta. Ciao a tutti!